Festa grande a Recanati, senza se e senza ma, ha coinvolto tutto il mondo recanatese ed è stato sacrosanto che fosse così. Ovviamente la prima squadra ha avuto il tributo più caldo al termine di un campionato che è stato una sorta di marcia trionfale, visto il dominio quasi incontrastato e per di più contraddistinto da un calcio inusuale a vedersi, almeno in queste categorie. È stata però passerella anche per il settore giovanile, con circa 300 tra ragazzi e ragazze che quotidianamente indossano i colori giallorossi. Nell'happening non potevano mancare autorità, vecchie glorie e tifosi, alcuni dei quali davvero speciali e per questo omaggiati di una gratificazione che custodiranno gelosamente. Un annato oggettivamente memorabile per come si è sviluppato in una sorta di rossiniano crescendo che ha toccato il suo apice prima della sosta natalizia. Successivamente a livello di risultati qualche inciampo, poi il gruppo ha rifatto quadrato e non ce n'è stato per nessuno, sino all'apoteosi di domenica 8 maggio, prima a Piedimonte Matese e poi nella notte in piazza Leopardi. Oggi la chiusura contro un Chieti, avversario tutt'altro che malleabile, considerando la necessità per gli abruzzesi di strappare quel punto che mancava per la tranquillità e che alla fine hanno ottenuto. La soddisfazione del patron giallorosso Adolfo Guzzini. Ormai è un po' d'anni che stavamo lavorando per migliorare sempre la squadra e pertanto cercare di creare un gruppo coeso e penso che ci siamo riusciti. E le soddisfazioni sono venute per tutti e veramente devo dire che hanno giocato a memoria e abbiamo battuto un po' tutti i record nostri, ma direi anche dei gironi a cui apparteniamo, perché insomma la società è quella che ha fatto più reti, che ha subito meno gol, che ha avuto più giocatori, che è andato a segno per un primo periodo, poi invece siamo superati, ma comunque abbiamo avuto veramente tutta una serie di elementi positivi che ci hanno portato insomma al successo finale con 3 giornate d'anticipo. Si è creato un clima di grande affetto, questo è un grande successo che avete ottenuto. Ma io penso che questa squadra meritava di ritrovare intorno a sé, no? Gli sportivi, i veri sportivi, coloro che chiaramente seguono con il cuore e con la testa la squadra, e penso che insomma sia una bella soddisfazione per tutto il nostro territorio, ma direi anche per la nostra vallata, perché come tu sai siamo gli unici a poter fare questa Serie C e questa insomma dovrebbe riempirci a tutti di orgoglio, impegnandoci, continuando a impegnarci e trovare risorse e servizi che ci supportano in qualche modo. Non è una promozione normale, si entra veramente in un'altra dimensione. Beh, si entra in un'altra dimensione, stiamo lavorando appunto per adeguare tutte le strutture, perché intanto bisogna avere strutture professionali e siamo un bel pezzo avanti, abbiamo anche operato con Cianni chiaramente per verificare tutte quelle che sono le possibilità delle squadre di Serie A, Serie B in qualche modo per poter fare delle partnership eccetera, e insomma speriamo di fare, stiamo lavorando per fare una cosa seria che possa durare negli anni, poi Dio provvede. I lavori cominceranno quasi subito, perché? Subito, perché giochiamo la prima partita in casa, la seconda fuori, pertanto come si è giocata quella in casa praticamente vediamo di che fine dobbiamo dobbiamo continuare. La prima gara di Serie C al Tubaldi? Auguriamocelo, sarebbe una grossa soddisfazione per tutti. Il match è stato all'insegna del volemo sebene, le squadre ci hanno messo impegno senza però dare fondo alle poche energie rimaste. È finita 1-1, il risultato alla vigilia più probabile. Cronaca per forza di cose scarna, al 17° volata di Senigalliesi sulla sinistra, poi l'esterno apre troppo il compasso da posizione defilata e la conclusione da dimenticare, terminando addirittura in fallo laterale. Poi, su una punizione di Pietro Antonio ribattuta dalla difesa, ciabattata di Ventola, completamente fuori misura. Nel finale di tempo ancora un inserimento di Senigalliesi, il più propositivo dei suoi, con Aquilanti che di testa si rifugia in angolo. Poco dopo, inzuccata di Elo Asni sopra la traversa, con Urbiedis comunque sulla traiettoria. Riprese dello stesso Italo Marocchino a rendersi pericoloso con l'estremo Leopardiano che stavolta si salva di piede. Si fa vedere anche sbaffo all'altezza del quarto d'ora con una conclusione a giro comunque piuttosto telefonata. Al 16° recanatesi in vantaggio, angolo di Senigalliesi e Marafini lasciato incustodito non può sbagliare. Il Chieti allora stringe i tempi e trova il pari al 29° con una nuova prodezza personale di Fabrizi che fa tutto da solo e scarica un destro imprendibile che termina sotto la traversa. Fine ovviamente dei giochi e spazio alle celebrazioni. Adesso davvero si volta pagina, entrando in un'altra dimensione per la Recanatese, nuova ed affascinante nel contempo. Le premesse sono buone perché di sicuro tutti sono consapevoli delle difficoltà che si troveranno, ma attributi ed anticorpi non mancano. Quello comunque che è stato fatto in questo campionato resterà negli annali e dal centenario del 2023 non si poteva approcciare in un modo migliore. Edoardo Ferrante, difensore della Recanatese.
Edoardo Ferrante è stato uno dei grandi protagonisti di questa cavalcata trionfale. Senti, ti chiedo quando hai avuto la sensazione che si poteva fare qualcosa di particolare. Ti dico la verità, io sinceramente dopo la prima settimana, dopo la prima amichevole che facemmo quest'estate, vidi che qualcosa era frizzante nell'aria. Ricordo subito che ne parlai con i compagni, con quelli più grandi, diciamo, con Sbaffo, Raparo, Amadio. Ci fu subito questa sensazione di squadra forte, si è rivelato così, per fortuna. Quasi dispiace che finisce questa stagione dove si era creato qualcosa di magico, per utilizzare le parole di Sbaffo. Esatto, qualcosa di magico, il capitano ha detto benissimo, dispiace perché abbiamo vinto, stravinto, ma soprattutto siamo stati bene insieme. Quindi nel momento in cui si sta bene con il proprio compagno di squadra, si ha voglia di venire al campo, quando finisce sempre, ti manca sempre qualcosina. Senti, adesso ovviamente si entra in un'altra dimensione, tu la conosci un po' questo campionato di categoria superiore, però credo che ci sia da salvare parecchio di questa squadra, di questo gruppo. Secondo me sì, dopo ci saranno delle scelte societarie, bisognerà vedere tante cose, ma in Serie C questa squadra può fare benissimo, è normale che magari qualcosa va aggiunto, ma secondo me c'è una buona base, una buonissima base per fare bene. Rimarrà una stagione memorabile, no? Perché voi avete dominato questo campionato e anche offerto un calcio che oggettivamente a questi livelli è anche raro vedere. È vero, è raro vedere squadre che vincono con così tante giornate d'anticipo, ma la cosa importante è che quando si viene allo stadio le persone possono vedere che noi giochiamo bene. È bellissimo perché abbiamo creato un entusiasmo in questa città, e vedere tutta questa gente oggi è una soddisfazione immensa. Sì, forse è il successo più bello, perché a Recanati si diceva che era una piazza un po' tiepida, invece avete creato un grande affetto nei vostri confronti. Esatto, è la cosa più bella, ne parlavo col direttore inizio partita, vedere tutta questa gente oggi è una soddisfazione incredibile, anzi quasi sono contento di viverla da qua che dal campo.